Buongiorno a tutti e occupiamoci di salute con veri professionisti del settore. Oggi mi trovo accurato all'interno dello studio medico oculistico del dottor Marco Lo Iodice. Ciao Marco, Ciao Danilo, come stai? salve a Tutto tutti. bene? Bene, grazie. Allora, dovete sapere che dal 10 al 16 marzo c'è la settimana mondiale del glaucoma. Ma perché è così importante? Cos'è il glaucoma, Marco? Allora Danilo, il glaucoma è il ladro silenzioso della vista. È una malattia che nella maggior parte dei casi è asintomatica e porta nei pazienti colpiti a una riduzione del campo visivo. Quando io devo spiegare cos'è il campo visivo, uso sempre l'esempio della porta. Facciamo finta di sbirciare dalla serratura di una porta per guardare nell'altra stanza. Io riesco a vedere nell'altra stanza, ma ho un campo visivo, una visuale molto ristretta. Chi ha un glaucoma avanzato nelle sue fasi più gravi, più terminali, riesce a vedere, ma perde tutto quelli che sono i contorni e la periferia, con dei rischi ovviamente per la sua qualità di vita e per le sue attività quotidiane. Proprio perché è una malattia asintomatica, è molto importante la sensibilizzazione e la prevenzione. Infatti non è un caso che ogni anno ricorre, di solito proprio a marzo, la settimana mondiale del glaucoma, in cui vengono messe in atto delle iniziative per sensibilizzare la popolazione a fare prevenzione. Quindi, anche se in questo momento stai, vedi bene, non hai nessun problema, ricordiamoci quindi che una volta l'anno bisognerebbe sottoporsi a una visita A un preventiva tagliando, a un chiamiamolo tagliando. Ok, tagliando. ovviamente da chi andiamo? Da un oculista, Beh sì, giusto? Si va assolutamente sì. dall'oculista e cosa si fa? Ci sento dolore in questo tipo di visita? Che cosa. Allora, no, il glaucoma è una malattia Sì. sintomatica, quindi è il medico oculista durante la visita ad andare a misurare la pressione dell'occhio, perché nella maggior parte dei casi questa malattia si accompagna a un aumento della pressione dell'occhio e va poi a controllare con degli appositi strumenti il nervo ottico. Ricordiamoci che l'occhio è un'estroflessione del cervello, per cui noi valutiamo lo stato di salute del nervo ottico guardando all'interno della pupilla. Nel momento in cui l'oculista noterà dei segni di glaucoma, potrà chiedere ulteriori approfondimenti e impostare un'eventuale terapia. Ok, diciamo che tutti dovremmo sottoporci a questo tipo di visita, ma ci sono delle categorie più sensibili a questo problema? Allora, sì, sicuramente avere un familiare con già una diagnosi di glaucoma è un fattore di rischio, perché comunque la familiarità gioca un ruolo importante. Oppure chi fa, per svariati motivi, lunghe terapie con cortisonici. Ok. Queste categorie in particolare devono avere un'attenzione maggiore, perché hanno più fattori di rischio. Ok, quindi se soffri di allergie sei obbligato a utilizzare dei cortisonici o comunque utilizzi il cortisonico in generale o hai in famiglia persone che soffrono di glaucoma, è importante andare a fare una diagnosi precoce, una diagnosi preventiva Assolutamente sì. sostanzialmente. E nel momento in cui l'oculista si rende conto, dice ok, guarda, puoi avere questo problema, hai questo problema, cosa si fa? Allora, il glaucoma, per fortuna, nella maggior parte dei casi si gestisce con una terapia medica a base di semplici colliri che si possono instillare una o più volte al giorno. Nei casi più aggressivi, nei casi più importanti, può essere posta un'indicazione di tipo chirurgico. Questo ovviamente poi lo deciderà il medico oculista in base allo stato della malattia e a quelli che sono i dati che emergeranno nelle visite periodiche, perché il glaucoma è una patologia cronica che va seguita nel tempo, quindi non è un ti faccio la diagnosi, questa è la terapia, addio, E ti e ti abbandono. abbandono. È un paziente che deve essere seguito almeno una volta l'anno, salva diversa indicazione. Perfetto. Io ringrazio il dottor Marco Lo Iodice del prezioso tempo. Grazie a te, Danilo. Invito tutte le persone che hanno visto questo video a condividerlo con tante altre persone.